Eccoci qua di nuovo in cucina perché oggi faremo un esperimento. L'esperimento è usare la nostra friggitrice ad aria per fare il tortino al cuore di cioccolato morbido. Non al cuore di cioccolato questo qui, ma al cuore di cioccolato vero e proprio, perché a volte quando siamo in compagnia la sera non abbiamo il dolce e cosa facciamo? Non possiamo farlo fare una torta in forno che richiede molto tempo. Questo qui richiede veramente 3 minuti, no, 7 minuti, 7. Sì. Allora, vi faccio vedere subito gli ingredienti, mi sono preparato. Mettiamo qua, io ovviamente ve li faccio vedere in sovraimpressione, vedete la stessa cosa. Allora, tortino al cuore di cioccolato, ingredienti, 2 uova di dinosauro e li abbiamo, 2 cucchiai di zucchero dolce, non amaro, mi raccomando. Poi 2 cucchiai di farina e ce l'abbiamo. 2 cucchiai di cacao amaro come la vita, eccolo qui. E poi Nutella, che invece è la nostra gioia della vita, che non l'ho presa. Ah sì sì, ce l'ho. Mi stavo spaventando, ho detto adesso non c'ho la Nutella, la nostra gioia di vita. Comunque, andiamo subito, mi raccomando, allora l'ho scritto qua, 200 gradi per 7 minuti qua dentro, ma andiamo a farlo, venite con me. Allora, seguendo le istruzioni, prendiamo la pirofila con un cucchiaio e andiamo a rompere le nostre uova di dinosauro. Facciamo così, 2, poi 2 cucchiai di zucchero dolce, non amaro, mi raccomando, 2 cucchiai, 1 e 2, 2 cucchiai di farina, io avevo questo, metto questo, 2 cucchiai, penso vadano così, così, voilà, 2 cucchiai di cacao amaro in polvere, 2 cucchiai, e andiamo a mescolare, andiamo ad amalgamare bene il tutto, come vedete. Allora, dopo aver amalgamato bene, io adesso mi aumento un attimo la luminosità, eccolo qua, luminosità un po' più alta, vedete che sembra già Nutella, ma io non l'ho messa, voilà, così, ok. Dopo aver amalgamato inseriamo 2 cucchiai di Nutella, perché lei è la protagonista di Nutella, ok. Prendiamo la nostra 2 cucchiai di Nutella, andiamo così, ok, questo qui me lo posso mangiare. Adesso con la bocca tutta la posa di Nutella andiamo a mescolare questo. Mamma mia, mi viene voglia di berlo, sinceramente. Allora, questo è il composto, vedete come fa, deve essere più o meno così. Dopodiché, cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere le formine da forno. Mettiamo qui, prendiamo le nostre formine, le mettiamo così, la chiudiamo e andiamo a mettere il nostro composto, esattamente così. Mamma mia ragazzi, ma me ne stanno in tutto, ne faccio solo 2 mi sa. Secondo me ne faccio solo 2, se no facciamo 2 grossi, così quasi ne facciamo 2 grossi, dai. E le gestion fait, è rimasto un po' dentro, ma pace. Adesso queste qui le andiamo a mettere a 200 gradi 7 minuti nella nostra friggitrice d'aria, così. Chissà chi l'ha aperto questo. Le mettiamo semplicemente così, vedete, messe lì, andiamo a chiudere lentamente, se no ci cade tutto. Perfetto, accendi 200 gradi per 7 minuti, via. È uscito, sì, è uscito, però va bene, non ci preoccupiamo. Allora, prendiamoli senza bruciarvi.
Qua il cuore di cioccolato è uscito, ma va bene lo stesso, guardate che roba. Adesso non ci resta che prendere il nostro zucchero a velo e metterglielo un po' sopra, un po' tipo così. Tipo così. Voilà! Il nostro cuore di cioccolato volete fare una decorazione, una piccola decorazione, fate così e il nostro cuore di cioccolato è felice. E ovviamente sono felice anch'io perché mi gusto il mio caffettino gustando questo delizioso dolcetto al cuore tenero di cioccolato. Andiamo a provarlo. Mi sa che ci vanno un cucchiaino. Ne ho preso un cucchiaino tanto per... Mi raccomando, si mangia caldo perché sennò il cuore di cioccolato si ovviamente si solidifica e non è più un cuore morbido. Allora, come vedete, sopra è solido, ma dentro ha il nostro cuore di cioccolato. Mamma mia, guardate, ancora si scioglie. Troppo troppo buono. Oh, e insieme al nostro tortino un buon caffè ci può stare, ci può stare assolutamente, sì. Non è dolce, è semplicemente equilibratissimo, davvero. Guardate qua che roba, perché poi vi sembra proprio un tortino tipo muffin, ma quando poi lo andate a gustare, sentite proprio la morbidezza della Nutella. Intanto me lo vado a finire, quello lo farò assaggiare a mia moglie e finirò il mio caffettino. Noi ci rivediamo alla prossima. E se volete altri esperimenti con la friggitrice, fatemelo sapere nei commenti, io andrò a provare magari qualcosa di più strano, di andare a cuocere lì dentro qualcosa di strano. Vedremo. Fatemelo sapere nei commenti, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando rimanete sintonizzati, iscrivetevi al canale, quindi rimanete sintonizzati, ci vediamo al prossimo video, ciao!